saliva piano piano l'ascensore. Sembrava un pendolo sfuggito al tempo e diretto verso nuovi infiniti dondolii verticali, dritto verso il piccolo cucù, imprigionato lassù nella sua torre tirolese. Dagor scosse Ruben dalle sue fantasie temporalesche, giusto un attimo prima che K tirasse il freno di emergenza dell'ascensore. Forti colpi di testa, perturbazioni morali, i corpi dei nostri eroi della conoscenza messi sottosopra dall'inavvertito gesto ribelle. Tecnologia, gestione di flussi di corrente. Qualcosa di teologico, se tiri le somme, disse Zagor, togliendosi dal panciotto ciuffetti di capelli, abbandonati sul pavimento dell'ascensore da chissà quanti viaggiatori. Disse Ruben. Togliti quei capelli dalla bocca, disse Zagor. Adesso erano lì, bloccati in un ascensore a chissà quale piano della loro esistenza. Avevano esagerato la sera precedente, adesso si trattava di smetterla. L'elettricità per me è sempre stato un mistero, non la vedo, però c'è, la sento. Quando andavo a scuola mi hanno anche spiegato come funzionava. Zagor stava dialogando con la vocina automatica del bottone di sicurezza dell'ascensore. Ma probabilmente non ci credevo, e comunque l'elettricità è ovunque, nei lampioni, nei computer, nelle scuole, nelle chiese. Tu non la vedi, ma lei è lì che corre dentro i cavi di metallo, corre velocissima e non ha paura quasi di nessuno. E poi sa essere pericolosa se vuole. Sì, perché non vuole essere toccata, le piace correre, le piace illuminare. E poi l'elettricità è un po' Dio, non la vedi, ma devi crederci che c'è. È Dio che scorre in quei cavi, Dio è luce. Ma io ancora non so se credo in Dio, ma in Dio sì. Tutti seguivano Zagor incantati, chi dondolando le gambe, chi accartocciando bordi di fogli di quaderno, chi accarezzandosi le mani. Rimarrà il buio? No, ci sono sempre le candele. Immagino città con una candela gigante al centro, meravigliose torte urbane. Perché tutti hanno paura del buio. L'uditorio mormorò all'unisono e falchi malinconici apparvero sullo sfondo. Giravano, giravano. Sì, ma se si è in tanti il buio va via. Va a farsi un giro, da solo, triste. Va a cercare lampioni, computers. E si ferma lì ad ammirarli. Perché in fondo il buio è un grande stimatore della luce. Scrisse anche un libro sulla luce, ovviamente sotto falso nome. Se non sbaglio si chiama la Bibbia. Quindi la corrente, l'elettricità, quella cosa che strapassa i muri, i fili e brucia. Ecco, tu dici che quella cosa ha a che fare con Dio? Zagor rotolò fino al bordo esterno dell'ascensore e guardò giù. La città gigante si stendeva oltre tutte le montagne disponibili, attraversata da cavi sospesi a milioni di chilometri, agganciati a tralicci immensi e poderosi, fatti dai pensieri e dei desideri di tutti gli abitanti della città gigante, omini e donnine troppo spesso incastrati in rituali inconsapevoli, corpi privi di movimenti originali, vite vissute come se fossero a due dimensioni. Cosa facevano quando non c'era l'elettricità? Disse Zagor cambiando discorso. Facevano chi? Disse Ruben, i cui risultati sonori erano prossimi alla perfezione. Quelli laggiù, quelli della città gigante, si annoiavano, suonavano con maggior frequenza, facevano più bambini o bambine. L'ascensore riprese lento la sua corsa, però adesso scendeva piano piano. Iniziava la pioggia, i primi picchiolitolii tenne compagnia a Ruben e Zagor. Sembrava di essere in vacanza, però i visi erano preoccupati. Non era caso. Preoccupati! Le lucette rosse, gialle, verdi, giallo, azzurre, rilancioni del quadro di controllo lampeggiavano a ritmo incostante. Richiedevano molta più attenzione di quella che effettivamente avrebbero meritato se non avessero avuto questa enfasi rappresentativa esagerata. Segnali intermittenti, pulsazioni, la luce che si dilatava e si contraeva. Zagor spinse il bottone dell'opzione quadrante in bianco e nero e tutte le lucine ebbero un sussulto. Improvvisamente erano entrati in un film muto, per cui tacquero, comunicando fra loro soltanto attraverso foglietti, con cornicette. L'aria nell'ascensore era diventata pochissima. Tutti quei discorsi, tutta quell'agitazione, tutto quello strofinarsi di pellicce, code, criniere e creste e zampi, proboscidi, artigli, unghie, speroni, nasi umidi. Fuori pioveva sempre di più, la città gigante era percorsa dai flash delle sue centraline elettriche, che una dopo l'altra saltavano allegramente, lasciando tosta metà acconciature non asciugate, stampe, frigoriferi indecisi, televisioni cieche, radio in scatolette loro stesse. Te e tutti quei discorsi su di Dio, disse Ruben a Zagor senza sguardarlo. L'ascensore si fermò e ricominciò a salire. Tutti sospirarono.
Quindi te sei sicuro di aver capito così? Chiese Ruben a Zagora. Ma sì, certo, prendete tutti gli animali e salvateli, costruite un ascensore e salite, poi vi darò istruzioni. Ecco, così aveva detto. Ruben non era convinto. L'ascensore era molto stretto ormai e toccava fidarsi dell'elettricità. Toccava! Oppure non pensarci, oppure contare gli elettroni concentrandosi molto. Tante opzioni. Non ci si può annoiare in questo ascensore. Mentre fuori la pioggia cadeva a gocce grandi come palloni da calcio, si misero tutti a cantare. Quello che invece io vi leggerò sono, non sono sicuramente, ok? Questo si intitola Un sorso, anzi no, c'è male. Cominciamo con una cosa che non abbiamo scritto noi. Ha scritto il nostro caro amico che si chiama Inserire Floppino e fa così, è il testo di uno scurano, che però per me è... ok? Ciao, come stai? Bene. E tu? Bene. Serve solamente farti piacere. E questo lo sapete tutti. Serve solamente farti piacere. E questo lo sapete tutti. Eppure voi, conoscenti appena, devo dire cose intelligenti affinché gli altri mi rispettino e mi ammirino. A Laura è stata regalata una preziosa catena d'oro. Bruno ha portato a Michele una borsa. Questa è la mia voce. Questa è la voce di un altro. Questa è un'altra ancora. Conoscete qui? Tra la gente. Spacchi tra la sabbia, balli e borsi bicchierini, gemiti d'amore con le costole spezzate, sbarchi in Normandia con le mani buse. È un frivolo messaggio, un'ode sempliciotta, un guasto al mio reattore, una possibile pensione. Abbiamo vinto ancora e vinceremo un'altra volta. Una banca sulla sabbia con i soldi tra i canotti, si risparmiano le ore, un po' di denti e gli avvocati. Una tregua disegnata tra i dettagli nella piazza e un piccolo disegno. Un ballerino inconsapevole, un ottimo allunaggio, un inevitabile disastro. Se c'erano davvero mi tragliano d'umore, la pelle si ricorda le mie mani da toccare, lo sguardo mi sconvolge, non è frutto dell'amore. Riapro un locale questa sera per ballare. È libera davvero, un ricordo un po' sciupato, un giudice in pensione, un anatrocco in terrore. Si scusano gli autisti con gli occhiali tra i capelli. Nascondono la droga e gli stivali ai passanti. Scendono le mamme, che non vogliono giocare. Mannaggia quella volta che sei stata a casa mia. È un piccolo disastro, un tratto inopportuno, un cembalo diamante e un fuoco da svinare. Io. Questo è il ballerino. Questo è il titolo invece, Illusione a perdere. Illusione a perdere, luce, ti ho lanciato, un poema d'ordinanza. E che effetto mi fa lasciarmi qui? E qui numeri ho. E quanti siamo ad aspettarsi? Leggo l'ultima. Si intitola La sorpresa. San Pietrini sul tuo nome rimangono perfetti. Vorrei aspettarti fuori per deciderti la sorte, spostarmi sul più bello per affliggerti di spezie, e sintonizza la mia radio caricando il cellulare.
ti stringo tra le braccia mentre guardo la partita. E mi seguo un bel vestito per il vostro matrimonio. Leggendoti il mio diario, sottolineo alcune frasi che mi sembrano appropriate. Ti distruggo sulle uova. Concedendoti la presa. Che Danaro un po' indietreggia sistemandosi il vestito. L'altra notte che ti ho perso, ho deciso di distruggermi di nuovo. Poche ore di agonia per riprendere un po' fiato. Liberarsi dello stampo della bacheca del mio cuore. Stringerti una mano aspettando il gesto successivo. E il profumo sui capelli che mi lasciano di nuovo. Questa era la sorpresa.